perderà un po' più di tempo, vedremo, io non so che tipo di ricorso sia stato fatto e su che cosa, non ho approfondito, è chiaro che si rischia di perdere un po' di tempo. Comunque, insomma, ripeto, l'importante è essere in tanti sul pezzo. Volevo sottolineare, se mi permette, una cosa. Io ho detto anche nel mio comunicato stampa, un tema che a me è molto a cuore invece è quello anche del lavoro portuale. Ecco. Quindi, come nella scorsa legislatura, vorrei essere interprete di una difesa di questo tipo di occupazione a 360 gradi. Vediamo troppo spesso, già negli anni scorsi, ma anche ora, tentativi di autoproduzione che vanno a minare, diciamo, questo modello Genova, questo possiamo chiamarlo così, ma che è un modello che certo. Comunque di cui fa parte. Ecco, Pastorino, provo a spiegarla in una battuta anche per i non addetti ai lavori. L'autoproduzione, sostanzialmente, quando una nave arriva in porto, deve utilizzare il personale del porto, del terminal, per scaricare esatto. I container o quant'altro. E accade sempre più spesso che sia il personale della nave, invece, quindi dell'armatore, sì, sì, che faccia questo lavoro. Oltre che a esserci un problema di sicurezza, è anche una violazione delle norme sul lavoro esatto. In porto. Non si può fare, la tutela dei lavoratori deve essere il primo punto. Anche su questo, visto che parliamo tutti delle opere necessarie, e lo diciamo, ripeto, con qualche sfumatura, ma diciamo più o meno tutte le stesse cose, mi piacerebbe trovare la stessa trasversalità. Ecco, quindi questo è un elemento al quale tengo particolarmente a sottolineare, e mi auguro di trovare lo stesso tipo di sensibilità da parte dei miei colleghi. Ecco, cosa pensa del vice ministro Rixi? È una buona notizia, al di là, come dire, del fatto che sia ligure, è l'uomo giusto nel posto giusto? Ma io ho un'ottima opinione del vice ministro Rixi, quindi insomma, poi non so quanto Salvini possa fare il ministro, lo dico proprio come lo penso. Lui è sicuramente a oggi, per quello che è stato, una forma di garanzia, non so se poi questo è un termine corretto, mi perdone, però comunque conosce, un profondo conoscitore di quelle che sono le esigenze del nostro territorio, anche l'altro vice ministro Bignami, che è di Fratelli d'Italia, è una persona che conosco e che stimo come un lavoratore, è chiaro che tra i due il nostro interlocutore sarà quello. Con lui, con loro, mi auguro di occuparmi di queste robe, ma anche, per esempio, la cito perché ho provato a occuparmi nei mesi scorsi, negli anni scorsi, anche della statale della Valtrebbia, che è ferma nel secondo lotto per una via che non finisce mai. Ecco, anche questi sono temi che abbiamo toccato, che ho toccato non solo in campagna elettorale, ma anche nella nostra attività, che anche Rick si conosce, e insomma, anche su questo tema, su questo punto, mi piacerà essere impegnato. Non c'è dubbio. Per chiudere, conosceva Valentina Ghio la conosce, su questo non c'è dubbio, lo so perfettamente, Roberto Traversi, Maria Grazia Fria, che sono con lei i componenti liguri di questa commissione, vi siete già confrontati, vi siete fatti in bocca al lupo, com'è andata? Mi racconti un po' di retroscena. Ma no, cioè nel senso che ci conoscevamo già, ecco, io ho conosciuto la collega Fria all'inizio di questa legislatura, lei non la conoscevo, tra l'altro quando te la chiamo ho anche sbagliato il cognome, io adesso lo pronuncio bene. E... Non è facile, in effetti. No, in effetti lo sbagliano tutti, però è molto facile legge Fria. E, però insomma, mi sembra che ci sia una buona intesa sulle questioni, un po' controversi. Anche nella scorsa legislatura, quando lui era stato sottosegretario, avevamo affrontato insieme tante questioni, l'ho citata anche oggi pomeriggio, la questione del tunnel della Fontana Buona, il fatto di inserire quest'opera in una programmazione da qua al 2030 e trovare poi i finanziamenti, quindi insomma credo che ci possa essere modo di lavorare, ci saranno dei distinguo sicuramente, ma insomma mi sembra che il denominatore comune sia quello di arrivare al traguardo prima che si può, a una programmazione complessiva di un percorso che potrebbe dare, sotto tanti punti di vista, un cambio di passo nelle nostre infrastrutture. Molto bene, allora io la ringrazio, onorevole Pastorino, naturalmente, per averci dato dello spazio. Mi scuso se l'abbiamo strappata da un voto, ma spero che abbia fatto il suo dovere. Sì, è riuscito. Sì, sono riuscito. Cosa votavate di così importante? Votavamo il parere la nota di aggiornamento sul DEF. Economia e finanza, ci vuole un parere a maggioranza assoluta espresso dalle Camere per poi, diciamo, proseguire il suo iter che poi culminerà con la legge di bilancio da qua a qualche giorno. Ecco, quindi un passaggio obbligato che contiene una NADEF. Non è facile questa legge di bilancio, onorevole. Non è facile, no. Sulla NADEF, vabbè, adesso ci sono degli elementi di prudenza menzionati
anche dalla Meloni, dal ministro dell'economia Giorgetti. Diciamo che per certi aspetti mal si conciliano con le desiderata della maggioranza di campagna elettorale, perché poi quando si arriva, diciamo, al tema delle risorse, no, e della coperta, insomma, la campagna elettorale finisce un po' per tutti. Però vediamo quale sarà la legge di bilancio, magari la commenteremo insieme.